Fabbrica della Comunicazione. Iscriviti al canale YouTube e attiva la campanella per non perderti le novità. Segui le interviste video sul sito, anche su Telegram, e gli speciali in podcast su Spotify. Sostieni Fabbrica della Comunicazione. Insieme possiamo costruire un mondo migliore. Amici e amiche di Fabbrica della Comunicazione, ben ritrovati a una nuova puntata di Pillole di Extramondo, a una nuova tappa del nostro viaggio nel mistero. Torna a trovarci Massimo Biondi, medico e divulgatore scientifico. Massimo, ben ritrovato e grazie per essere qui. Grazie a te per avermi chiamato, mi fa molto piacere essere con voi. Dunque, questa sera parliamo di due argomenti che sono concatenati. E per introdurre il primo vorrei leggere, citando paro paro, quanto è scritto in un trattato che si intitola La ricerca psichica, fatti ed evidenze degli studi parapsicologici del 2004, edizioni Il Minotauro, un'esperienza che tu hai raccolto e incluso nel libro. È il racconto di una donna che viveva da anni in una casa dove all'epoca dell'episodio risiedeva anche il fratello. Dice la donna: il pomeriggio di un ferragosto, subito dopo aver pranzato e aver riordinato la cucina, sono andata nel salone intenzionata a guardare un programma televisivo. Il televisore si trovava su uno scaffale di un'ampia libreria, accostata alla parete di fronte a quella della porta di entrata. Rivolto verso la libreria, con lo schienale alla porta, c'era un vecchio divano che avevo portato lì dalla casa dei miei genitori. Tra il divano e la porta si trovava un tavolo rotondo con quattro sedie. Quel giorno, proprio mentre entravo nel salone, ho visto chiaramente la figura di una donna di mezza età, ferma in piedi accanto al divano. La donna guardava verso di me, ma sembrava non vedermi. E non si è mossa affatto quando sono entrata. Indossava una gonna scura lunga e il viso era del tutto ordinario. Aveva una pettinatura un po' fuori moda, forse anni 60, con i capelli biondi tirati indietro. Le braccia erano distese lungo i fianchi. Come l'ho vista, mi sono immobilizzata sulla porta, senza sapere che cosa fare. D'impulso, non so perché, ho dato un'occhiata verso la finestra, sulla parete sinistra del salone, e quando ho girato di nuovo lo sguardo, la figura non c'era più. Allora ho cercato di guardare meglio, perché ero sicura di non essermi sbagliata, e sono anche entrata nella stanza, facendo forse un paio di passi verso il divano. Avevo paura ad avvicinarmi troppo, ma non ho trovato nulla di strano. Tutto era in ordine, pulito, e al proprio posto, come al solito. Ho ancora bene impressa nella memoria quella figura. Direi che si trovava a 2,5 metri o 3 davanti a me. Era illuminata dalla luce che entrava dalla finestra. Non si è mossa affatto. Non le ho visto le scarpe o i piedi, perché il tavolo copriva la parte inferiore delle gambe. E che la gonna fosse lunga, più che vederlo, devo averlo dedotto dal fatto che aveva delle pieghe come gli abiti lunghi di una volta. L'ho guardata solo per pochi secondi, forse 4 o 5, prima che sparisse. E né sul momento né dopo la figura mi ha ricordato nessuno. Mi era totalmente estranea. Quel giorno ero da sola perché mio fratello era fuori in vacanza. Quando è tornato e gli ho raccontato la faccenda, non voleva crederci. Ma poi proprio lui ha fatto qualche ricerca ed è venuto a sapere da un vicino di casa che la moglie del precedente proprietario era morta esattamente a Ferragosto, 12 anni prima. Era morta in ospedale per un tumore. Per mancanza di fotografie disponibili non abbiamo potuto controllare se la figura che ho visto aveva l'aspetto di quella donna. Il dettaglio dei capelli biondi tirato indietro, però, corrispondeva bene.
Questa è una tipica esperienza apparizionale. Di cosa si tratta, Massimo? Dunque, io l'ho inserita nel libro perché secondo me rappresenta abbastanza bene i caratteri essenziali di quelle che sono appunto le esperienze apparizionali, che tradizionalmente poi nel linguaggio corrente vengono chiamate apparizioni, però per distinguere dalle famose apparizioni della Madonna o dei Santi o di altre cose, ho preferito usare questa dicitura di esperienza apparizionale, che in qualche modo prende un po' le distanze dalle implicazioni religiose o spirituali. E sottolinea subito che si tratta di una esperienza soggettiva delle persone che poi le raccontano. Questo caso è piuttosto articolato, piuttosto pieno di dettagli, ma ce ne sono altri con meno dettagli o con alcuni dettagli diversi. Vediamoli un attimo. La cosa caratteristica è che queste esperienze avvengono in maniera assolutamente imprevista e imprevedibile nel corso della vita ordinaria delle persone. È come se ci fosse nel flusso normale dell'attività mentale o delle attività quotidiane della persona, come se ci fosse una cesura ad un certo momento, un taglio netto, e compare questa esperienza, nel senso di avere la sensazione, la sicurezza o addirittura la percezione, come in questo caso, di avere accanto a sé un'altra persona. In genere è un'altra persona soltanto, quasi mai si può parlare di due persone o tre. Qualche volta ad apparire può essere un animale, quando ci sono persone che hanno un particolare trasporto per gli animali, eccetera, ma in generale si tratta di esperienze che riguardano la figura di un'altra persona, di un altro essere umano, che si presenta del tutto improvvisamente e inaspettatamente a una persona che in generale sta facendo la sua vita, ignara. Non ci sono campanelli d'allarme, non ci sono segnali che possono in qualche modo far prevedere quello che sarà questa esperienza. Di colpo c'è questa percezione immediata di quest'altra presenza, che per essere insomma, così articolata non ha i caratteri che normalmente vengono attribuiti alle apparizioni dei fantasmi. Cioè queste figure che si vedono, che si notano, sono silenziose, non parlano, non si muovono, sono per lo più immobili o al più tendono a muoversi quasi come fossero delle ombre proiettate da una lampada, che si muovono così. Non si vede il senso del passo, il gesticolare delle braccia o delle gambe. Si vede solo che si sposta un po', ma è raro vedere anche questi spostamenti perché in generale durano pochissimo, pochi secondi, rarissimamente un minuto, due minuti. In genere si parla proprio di pochi secondi. E si vede questa presenza, così accanto, che a un certo momento sparisce di colpo, ma non una persona, chi ha questa esperienza, non si accorge. Non c'è una dissoluzione, una dissolvenza come si vede nei film, che piano piano questo diventa trasparente e poi sparisce. È una scomparsa immediata che coincide la gran parte delle volte con il fatto che la persona che sta avendo questa esperienza gira gli occhi, si muove, si guarda intorno. Quando torna con lo sguardo nel punto di prima non vede più niente, è finito tutto. Quindi in realtà non ci sono molti racconti su come spariscono, cioè se spariscono di colpo, se spariscono dalla testa ai piedi o viceversa. Adesso sto dando delle semplificazioni piuttosto banali, ma tanto per far capire, non abbiamo una descrizione del come spariscono queste figure, abbiamo soltanto il racconto, la testimonianza che spariscono di colpo, esattamente come di colpo si erano presentate. L'elemento del silenzio, in qualche modo della tranquillità con cui si presentano queste cose, è vissuto con altrettanta tranquillità da chi ha questa visione, che si spaventa quando ci ripensa dopo, ma nel momento stesso in cui ce l'ha, la vive
con una certa indifferenza, direi quasi, indubbiamente con un po' di curiosità, questo ovviamente bisogna ammetterlo, ma senza troppi stravolgimenti. Quando poi si vedono, e è la maggior parte dei casi, si vedono delle persone, si riconoscono in queste figure, si riconoscono persone già decedute che sono morte magari da tanto tempo, non c'è nessuno spavento in questi testimoni che hanno l'esperienza. Vedono questa cosa, si guardano intorno, si chiedono ma come mai sei qui, oppure perché sei arrivato fino qui, eccetera. Nel momento in cui formulano anche mentalmente questa domanda, l'esperienza finisce. A quel punto si fermano, si bloccano, ci ripensano, gli viene la pelle d'oca magari. Ma durante quei pochi secondi, quel tratto di tempo in cui avviene questa esperienza, non c'è una coloritura emotiva particolare. Un'altra cosa da dire molto importante è che in questo caso, diciamo che ho utilizzato, è un caso che ho approfondito io stesso, cioè ho avuto una segnalazione, poi ho parlato con questa persona e me l'ha raccontato e l'ho ridescritto come usando le stesse parole, non l'ha scritto la persona che poi sembra averlo scritto. L'ho scritto io, ma usando assolutamente le parole, la testimonianza di questa donna. In questo caso non c'è stato il riconoscimento immediato della figura vista, ma nella gran parte dei casi, diciamo almeno nel 75-80% dei casi, la figura apparsa è riconosciuta, e è riconosciuta in generale in un defunto, in una persona già defunta. Molto, molto, molto raramente sono state segnalate, molto raramente si ha anche un'esperienza di vedere una persona viva che magari sta dall'altra parte del mondo, ma sono casi veramente rari sui quali, diciamo, è difficile creare una regola. La regola è quella invece del riconoscimento di un defunto. L'altra cosa importante da dire è che facendo delle indagini campionarie, cioè si prendono 1000 persone a caso incontrate per strada o studenti di università o persone ricoverate in ospedale, cioè che in qualche modo si trovano raccolti in un certo punto o stanno assistendo a un concerto, se gli si fa gli si sottopone un questionario, beh, una larga parte di queste persone, per larga parte intendo, diciamo, percentuali che variano dal 10 al 40% degli interrogati, raccontano di aver avuto questa esperienza, ma diciamo, la cosa caratteristica è che ce l'hanno una sola volta nella vita. Non succede mai, uno dice, sai, io tutti i sabato sera vedo qualcuno che si presenta a casa mia. Non succede, non esiste. Chi lo dice, poi se uno va a scavare si accorge che sta inventando, insomma. Ma i casi veri, e ci sono vari sistemi per capire se il caso è verosimile, attendibile, ragionevole, oppure se è inventato. Noi facciamo questo genere di studi, insomma, abbiamo anche un po' di pratica per riuscire a filtrare un po', insomma, e mantenere solo i casi che molto, molto, molto probabilmente sono autentici e sinceri. Poi quando se ne accumulano tanti e si vede che hanno delle caratteristiche in comune, allora uno può dire sì, veramente, ovviamente no, nessuno può dare il timbro da notaio che quel caso è avvenuto esattamente come viene raccontato, però è molto, molto probabile, come tante cose della vita uno le prende perché sono molto probabili, insomma. E quindi si può dire che la cosa caratteristica è che accadono tipicamente una sola volta nella vita. Anche questo è un punto interrogativo, perché solo una volta? Ovviamente perché no, solo in quel momento specifico? Perché solo in quel momento, perché solo quel defunto e non altri? E magari se uno va a fare un po' un panorama di tutti i defunti che ha nella propria storia personale, si accorge che quello non è nemmeno uno dei più importanti. Quindi ci sono tanti interrogativi ancora a cui bisogna rispondere. Però che queste cose accadono, più o meno con queste caratteristiche, cioè è inutile, come il discorso che abbiamo già fatto in passato, è difficile poterlo contestare, è talmente un'esperienza comune e diffusa. Ci sono due aspetti di questo racconto che mi hanno colpito molto. Il primo
è che si potrebbe volgarmente dire, vabbè, ma questa persona ha visto un fantasma, ma in realtà quello che ha visto sembrerebbe avere una plasticità, quasi una sua corporeità, non sembra una classica figura un po' opalescente, trasparente. E il secondo aspetto è che questa persona non conosceva l'identità di chi ha visto, cioè sembra che, da quello che poi hai potuto verificare, questa persona vivesse lì, ma non avesse nulla a che vedere con il percipiente, cioè con chi l'ha vista. Ecco, sono due elementi significativi, perché fino a quando una persona vede un caro, un defunto, qualcuno che conosceva, si può anche pensare che l'immaginazione gli abbia fatto un brutto scherzo, ma quando si vede effettivamente qualcuno che non si conosce, che però ha un senso in quel momento, in quel luogo, ecco che diventa più interessante. Vorrei sapere un tuo pensiero a tal proposito. Dunque, questione fantasma evanescente o trasparente. Chiaramente questa parola fantasma, che poi in italiano ha un certo significato, in altre lingue significa cose diverse. Noi adesso lo prendiamo tradizionalmente, in maniera secondo le usanze popolari, come se fosse uno spettro di un defunto che sta qui, si manifesta proprio da spettro, cioè veramente quasi trasparente, cioè si vede i mobili che ci sono dietro questa figura, eccetera. Queste ci sono vecchie fotografie di fantasmi dell'Ottocento che erano ottenute fotografando una persona, poi ribattendo sulla gelatina fotografica la figura di un'altra foto, e quindi sembrava di vedere questa doppia figura. In realtà queste apparizioni, queste esperienze apparizionali sono caratteristiche perché sembra proprio di avere davanti un oggetto tridimensionale, solido, corporeo, esattamente come quello di un corpo umano vero e reale. Aggiungo che ci sono stati pochi, ma ci sono stati dei casi in passato in cui ad avere questa esperienza in un posto preciso sono state tre comitive di tre o quattro persone che magari, insomma, in una stanza, in un salotto, c'erano quattro persone che stavano chiacchierando di affari loro. A un certo momento sembrava che ci fosse in mezzo a loro una quinta persona che poi è scomparsa all'improvviso, eccetera eccetera. Interrogando nel dettaglio queste quattro, tre o quattro persone, che sono stati una volta tre casi, un'altra volta quattro, beh, si è visto che ognuno l'ha vista secondo la propria prospettiva, cioè c'è l'illuminazione che viene da un certo punto della stanza, allora chi si trovava a sinistra di questa luce dice sì, io l'ho visto con la luce che veniva da destra, quindi chi si trovava alla parte opposta dice no, io ho visto l'ombra, ho visto la luce che stava dall'altra parte, quindi come se veramente ci fosse qualche cosa di corporeo tra loro. Questa è una conferma, diciamo, circostanziale del fatto che queste esperienze si ruotano intorno a delle figure che hanno la corporeità, la materialità reale, anche se poi sappiamo che non sono né corporee né materiali, ma hanno questo aspetto fondamentale. E questa è anche un'altra delle caratteristiche che si riscontra in tutti questi casi. Nessuno dice ho visto una testa all'improvviso, dietro la testa non c'era niente. Tutti parlano di figure complete o di parti di figure. Parlo di testa in questo momento perché mi stavo ricordando perfino Jung, lo psicologo iniziato, insomma, allievo di Freud, persino lui racconta di aver avuto questa esperienza, però lui vedeva una testa stando a letto nel cuscino accanto a quello su cui dormiva lui, e lui ha visto solo la testa. Quindi ci sono queste testimonianze di esperienze, diciamo, di figure incomplete, ma insomma sostanzialmente nessuno vede una mano, ovviamente, o non lo racconta, seppure succede, e quindi è così. L'altro aspetto di cui mi chiedevi, cioè questa non riconoscimento dell'identità di questa figura. Io avevo questa testimonianza e l'ho presa esattamente com'è, anche se, ti ripeto, nella gran parte dei casi il riconoscimento c'è. Questo fatto del
non riconoscimento, però dai dettagli di contorno si può attribuire questa figura a un vecchio abitante, una vecchia abitante di quel luogo, di quella casa, diciamo, fa da ponte per il discorso delle cosiddette infestazioni. E mi spiego. Noi abbiamo, il caso che tu hai letto, noi abbiamo la testimonianza di una donna che, stando in quel posto, ha raccontato di aver avuto quell'esperienza. Punto. Noi non sappiamo se in quel posto, 20 anni prima o 10 anni dopo, ci sono state altre persone che ci hanno avuto di nuovo quell'esperienza. Quindi non diciamo niente. Però sappiamo che ci sono molti casi, veramente tanti, ormai nella letteratura internazionale ce ne abbiamo centinaia, quindi non sto parlando di piccole esperienze, sto parlando di una massa di dati abbastanza consistente. Sappiamo che ci sono dei luoghi, dei posti, dove si riproducono di tanto in tanto, pure qui non c'è un orario in cui sappiamo che succedono le cose, però di tanto in tanto, con una certa frequenza, si riproducono queste esperienze apparizionali. Solo che i testimoni cambiano di volta in volta, a seconda di chi si trova in quell'ambiente, ci può avere questa esperienza. Qui il pensiero corre inevitabilmente ai castelli infestati della tradizione, che è una bella tradizione, fantastica, eccetera, che però c'è un nucleo di verità, perché nei castelli, diciamo così, infestati, persone che passano lì e vanno a distanza di decine di anni o di secoli, magari raccontano di aver avuto la stessa esperienza apparizionale, con caratteri ovviamente trasportati a quel particolare contesto, con caratteri simili a quelli che hai letto tu. Cioè vedono qualcuno che sta fermo in un posto, che si muove, molto pallido, pallida, se si tratta di una figura femminile, e via dicendo. E a questo punto, diciamo, l'esperienza apparizionale in qualche modo si struttura e quindi si ripete, si replica, e quindi non è più un'esperienza unica, magari è unica per chi la fa, ma non è unica come esperienza a sé, come fenomeno a sé, come evento a sé, perché si ripete nel tempo, tant'è vero che ce lo raccontano tante persone, indipendentemente, questo è importante pure da dire, che queste persone ce le possono raccontare senza sapere che altri hanno fatto la stessa esperienza in quel posto. Sì, tra l'altro, appunto, l'infestazione, o in inglese haunting, è esattamente il secondo tema di cui si voleva parlare questa sera. Quindi un'esperienza apparizionale, come giustamente dici te, più strutturata, che perdura nel tempo, che si ripete. Io vorrei ricordare che tu hai scritto un Oscar Mondadori su questo tema, Misteriose presenze, viaggio fra case infestate, luoghi maledetti, uscito nel 2005. E proprio da questo testo io vorrei leggere le conclusioni a cui tu arrivi, proprio parlando del problema delle infestazioni. Tu parli di rilevazioni strumentali, cioè quindi dell'utilizzo di strumenti in questi luoghi che possano essere oggettivi nel loro percepire, nel loro registrare i fenomeni. Scusami, posso interromperti un momento? Certo, dimmi. Una precisazione. Parlo di rilevazioni strumentali che non sono i visori, le macchine fotografiche che usano questi acchiappafantasmi che si mettono in gruppo e vanno a fare le visite nei posti infestati per fotografare il fantasma. No, non parlo di quelle rilevazioni strumentali lì. Parlo di rilevazioni strumentali nel senso che, portando dei computer che funzionano normalmente secondo le solite regole e danno dei risultati, cioè un sistema particolare per far produrre al computer dei punti in maniera casuale, fargli uscire dei numeri in maniera casuale o cose del genere, portandolo in certi posti, che sono gli stessi posti dove poi le persone invece hanno l'esperienza professionale, quel computer smette di funzionare normalmente e comincia a funzionare in maniera anomala.
poi riportandolo fuori da lì riprende la sua attività normale. Quindi c'è qualcosa in quel punto che altera la rilevazione strumentale. Questa è la rilevazione strumentale di cui parlo, non parlo. Sì, infatti tu parli appunto di anomalie fisiche transitorie o permanenti che potrebbero spingere un individuo a vivere le esperienze dell'infestazione. Però specifichi, nessuna teoria naturalistica appare oggi in grado di spiegare perché soltanto così poche persone, così pochi ambienti risultino infestati sull'intera superficie del nostro pianeta. Se tutto dipendesse soltanto da fattori fisici e da una particolare conformazione dei centri nervosi, dovremmo attenderci manifestazioni infestatorie in migliaia o forse addirittura milioni di siti. Analogamente, i modelli scientifici non riescono a dar ragione della considerevole costanza con cui si presenta ogni singolo caso di infestazione. Come mai persone che non si conoscono finiscono per percepire o avvertire le stesse cose, identiche fin nei minimi dettagli a distanza di decenni o di secoli? E per contro, quali stimoli naturali semplici possono essere in grado di costruire esperienze complesse come magari quelle di uno spettro che sale o scende le scale, gira attorno a un corridoio, si volta da una parte e poi scompare verso una porta sul fondo? Sì, queste sono ovviamente conclusioni, diciamo, aperte, sono domande che potrebbero, spero, un giorno, forse qualcuno potrà raccogliere e continuare gli studi, perché nascono da un discorso che tu avrai visto nel libro, che è stato strutturato sui risultati di alcuni studi che sono stati fatti. Certo. E tra l'altro particolarmente significativi, perché alcuni dei riscontri più importanti sono stati fatti dagli scettici, i famosi scettici della parapsicologia inglesi. Questi hanno preso gruppi numerosi di persone, di visitatori, li hanno portati in un castello, Hampton Court, che è una delle vecchie residenze dei reali d'Inghilterra, e poi, senza dire niente, hanno fornito a questi visitatori delle cartine, delle mappe di tutti i luoghi, delle stanze dove questi sarebbero passati. E hanno chiesto, dice, ma sai, stiamo facendo un tipo di rilevazioni, se per caso vi capita di avere qualche sensazione strana, di vedere qualcosa di insolito, di sentire dei rumori strani, se ci fate il favore, mettete una crocetta nel punto dove sentite questa cosa. Scusa se ti interrompo, hai detto una cosa molto importante, cioè l'esperienza apparizionale non è solo visiva, è prettamente visiva, quasi sempre visiva, ma ci sono considerevoli percentuali di fenomeni uditivi, sensoriali, percettivi. Sì. Anche sono percezione senza percezione, cioè la sensazione che ci la sia sensazione. La sensazione che sia presente qualcuno che però non si vede, ti puoi girare intorno per guardare, ti senti osservato ma non sai da chi. Puoi semmai avere la sensazione che questa osservazione viene da un punto preciso. Poi se avremo tempo posso raccontare di una casa che ho potuto avere, ho modo di ho frequentato per decenni, dove c'era un punto particolare che si aveva la sensazione di essere osservati dall'alto, da una certa direzione. Quindi tutte queste sensazioni, tutte queste esperienze, siamo di nuovo al discorso delle esperienze, cioè fattori, cose, fenomeni interiori, vengono provate e sono queste che compongono, non solo quelle visive, che compongono queste esperienze apparizionali o infestatorie. E quindi dicevo, c'era stato questo studioso, questo scettico, uno psicologo molto importante, che ha preso queste comitive di visitatori del castello e poi ha raccolto tutte quante le segnalazioni che hanno fatto e si è accorto che circa la metà delle persone che andavano a fare questo giro turistico gli riconsegnavano delle segnalazioni di esperienze anomale avute in certi punti. Poi ha visto che questi punti all'80% coincidevano in tutti quanti. E guarda caso, andando a riprendere, tra l'altro c'era uno di questi castelli che aveva proprio un registro, andando a riprendere le segnalazioni di vecchi proprietari, di vecchi anche visitatori di questi castelli, ma erano segnalazioni individuali, esattamente negli stessi punti avevano trovato un motivo di essere di inquietudine, avevano avuto sensazioni strane, eccetera.
Quindi, e poi portando, come dicevo prima, portando i computer a lavorare sulla generazione di numeri casuali, in quei punti si vedeva che questi computer non seguivano più le regole, ma insomma sballavano un po' nel loro funzionamento. A questo punto, questo stesso studioso ha ripetuto l'esperienza in un altro posto, in alcune gallerie particolari di Edimburgo, e i risultati sono stati uguali, cioè circa la metà delle persone che andavano là sotto avevano questa esperienza nello stesso galleria particolare. Questo stava a significare che quei luoghi avevano delle caratteristiche diverse da tutti gli altri, ma significava anche che le persone avevano caratteristiche diverse, perché alcune reagivano e altre no. Alcune avevano queste anomalie, altre facevano la loro visita tranquillamente e non si sono accorti di niente. Ma poi soprattutto c'è un altro fatto. Persone diverse, luoghi che sono in alcuni punti diversi dal luogo circostante, ma anche momenti della giornata, perché non è che queste cose succedono sempre, non è che se uno va per 10 volte nello stesso castello, per 10 volte c'ha l'esperienza, magari ce l'ha per 3 volte e per altre 7 no. Quindi ci sono dei fattori che determinano questa esperienza, che però non sono fattori costanti che uno riesce a imbrigliare e a dire se succede così nell'ambiente, nella persona, se c'è questo fattore, allora succede questo. No. Si sa però, prendendo tutte insieme le caratteristiche architettoniche, sono quelle che le uniche che puoi valutare, di questi posti, si scopre che ci sono delle caratteristiche comuni, cioè sono luoghi freddi, luoghi rettilinei, luoghi che stanno alla sommità di una scala, male illuminati, spesso c'è umidità nei muri. Senz'altro questi fattori influenzano la creazione di queste esperienze. Non bastano però, appunto, perché non spiegano come mai soltanto metà delle persone. Uno dice sì, puoi postulare che c'ha, come hai letto nelle conclusioni, che ci abbia un particolare conformazione nel cervello, c'ha un circuito nervoso particolare che reagisce. Sì, vabbè, ma lo postuliamo, non è che siamo sicuri, non è che siamo riusciti a identificarlo. Pensiamo che sia ragionevole supporlo, ma non possiamo andare oltre questo. Una cosa caratteristica è che alla fine di tutti questi studi c'è più che materia per continuarli. Dice, vabbè, continuiamo, vediamo altre persone. Cioè, invece la cosa buffa che è successa è che, a cominciare da quelli che hanno fatto questi studi e poi tutti gli altri colleghi, diciamo, parapsicologi, studiosi, psicologi, perché questi studi sono stati pubblicati sia sulle riviste di parapsicologia, sia su riviste molto importanti di psicologia, riviste accademiche, specialistiche, diffuse a livello mondiale. Beh, nessuno si è sentito stimolato a ripetere queste esperienze. Uno dice, ma perché neanche quelli che l'hanno fatto? No, perché quelli che l'hanno fatto, lo scettico, voleva solo dimostrare che gli spiriti non c'entrano niente. Una volta dimostrato in questa maniera che gli spiriti non c'entrano, per lui il suo compito era finito. Non si è posta la domanda, dice, vabbè, ma che altro c'è dietro? Questo non interessa. Per cui io ho fatto tutte quelle domande a conclusione del mio libro, perché la questione è ancora aperta. Ci sono le basi per andare avanti, ma ancora non si è andati molto avanti. Io ho cercato nel mio piccolo di fare qualche piccola esperienza, ma è chiaro che questi sono studi che richiedono grossi sforzi, collaborazioni, coinvolgimento di strutture importanti, insomma, finanziamenti. Non si fanno così in maniera. Eppure sono studi che parlano dell'uomo. Certo. Ma sai, gli sarebbero interessanti anche da un punto di vista antropologico, penso, no? Sì, sì, ma sai, non è che di fronte a un problema si va sempre avanti fino a che si chiarisce tutto. Succede tante volte in qualunque disciplina scientifica che il professore che ha creato un'equipe per studiare come nascono le foglie intorno a un rametto di una certa pianta, quel professore va in pensione, l'equipe si disperde, nessuno più al mondo studia quella storia lì. Quindi, dopo aver avuto dei primi risultati,
bisognerà aspettare magari 20 anni che dall'altra parte del mondo un giapponese, in genere lo fanno i giapponesi, riprende questi studi e li porta avanti. E lo stesso succede in questi settori. Considera che i parapsicologi sono veramente pochi, sono sempre stati molto pochi. C'è stato circa 20 anni fa un signore che si è messo a calcolare quante ore di lavoro hanno attuato i parapsicologi dal 1940, subito dopo la guerra, fino all'anno 2000, per tutti i parapsicologi del mondo. Si sono accorti che hanno fatto ricerche equivalenti a 2 settimane di studio degli psicologi. Ah, ecco. Ecco, quindi perché? Perché erano pochi, ci lavorano poco tempo, tempo libero e via dicendo. Quindi tutto quello che la parapsicologia ha tirato fuori in 50 anni corrisponde a quello che gli psicologi possono tirar fuori in 2 settimane, cioè praticamente pochissimo, perché l'attività di uno psicologo, di un ricercatore psicologo, va avanti per decenni. In 2 settimane nessuno si aspetta grossi risultati, e quindi anche in parapsicologia i risultati sono piuttosto esigui, però ci sono, ci tengo a dire che ci sono. Certo, e soprattutto, ecco, quello che è importante ribadire per l'ennesima volta è che non sono tutte fandonie, non sono tutte invenzioni, i fenomeni esistono, spesso hanno una caratteristica sincera, onesta, vanno studiati possibilmente con serietà, come fanno le persone come te. Noi questa sera abbiamo provato a raccontare qualcosa di una fenomenologia di cui si parla poi anche molto poco, ma che, come dicevamo, alla fine coinvolge tante persone. Anzi, se guardando questo video qualcuno volesse raccontare una sua specifica esperienza, lo può fare naturalmente nei commenti. Massimo, io ti ringrazio moltissimo di questa chiacchierata. Posso rubarti 10 secondi proprio? Devi rubarmi tutti i secondi che vuoi, vai. Carità, una è: chi racconta le cose fa un grosso favore, perché il nostro studio si basa proprio sulle testimonianze degli altri. Certo. Noi non abbiamo nessun modo per arrivare lì a guardare quando avviene un'apparizione o non avviene un'altra cosa qualunque. Ci basiamo sugli racconti degli altri, quindi il pane, diciamo il pane quotidiano per uno studioso che fa parapsicologia, è il racconto altrui, che ovviamente andrà analizzato, studiato, fatto a pezzetti, come sempre, però è fondamentale, senza quello non si va da nessuna parte. Cosa numero due è che noi ci portiamo avanti, e questo è uno dei motivi per cui la parapsicologia spesso è accantonata, ci portiamo avanti una tradizione, un folklore che ci costringe a usare parole non piacevoli. Noi abbiamo parlato questa sera di infestazioni, ma se tu digiti su Google le infestazioni, non si parla di questa cosa, si parla dei topi, dei ratti, dei parassiti che infestano gli ambienti di cui bisogna liberarsi. Se parliamo di fantasmi e tu vai a dire a una persona: guarda che ieri sera ho visto un fantasma, il meglio che ti puoi aspettare è che questa persona tira dritta e non ti dà ascolto. Il peggio è che ti prendono due signori vestiti di bianco e ti portano in manicomio. Una volta esisteva la neurodeliri in tal senso. Esatto, c'era questa. Ma tra l'altro una cosa caratteristica, una piccola noterella storica, andando a guardare nei registri dei manicomi, come si chiamava manicomi, del passato, ogni tanto si trovano registrazioni fatte dai medici che dicono: ah, il tale paziente, la tale paziente ha raccontato che ha visto questa cosa qua, là, ma chiaramente tutte allucinazioni, follie, eccetera eccetera. E invece chissà, non lo sappiamo, non lo sapremo mai. E quindi diciamo, noi scontiamo un po' anche questo problema di essere in pochi, non avere finanziamenti, non avere neanche un linguaggio che possa essere accettabile completamente da tutti, e spesso abbiamo mezzi troppo limitati anche per farci ascoltare dagli altri. E di essere anche un po' infestati da tanti cialtroni. Per questo. Io. Come in tutti gli ambiti, per carità di Dio, per carità. Massimo, davvero ti ringrazio nuovamente, perché è stata una chiacchierata, credo, molto interessante per tutti quelli che, anche magari non ne sapevano nulla,
ma che magari hanno sentito, hanno percepito qualcosa, oppure semplicemente hanno avuto un amico, un conoscente, un familiare che gli ha raccontato qualcosa di analogo e non sapevano come definire quel tipo di esperienza. Sono cose che accadono. Sono cose che accadono. Grazie a tutti per averci seguito. Noi ci rivediamo domenica sera prossima per una nuova puntata di Pillole di Extramondo. Ciao, grazie. Grazie, buona serata. Fabbrica della comunicazione. Iscriviti al canale YouTube e attiva la campanella per non perderti le novità. Segui le interviste video sul sito, anche su Telegram. E gli speciali in podcast su Spotify. Sostieni Fabbrica della Comunicazione. Insieme possiamo costruire un mondo migliore. Cos'è la comunicazione e quante sfaccettature ha? Quanto di ciò che viene trasmesso dai media è verità e quanto mistificazione? Quanto nell'informazione è autentico giornalismo? Fabbrica della comunicazione, il linguaggio dei media. Per scoprire la struttura e i meccanismi di radio, TV e web, apprendere i segreti del parlare in pubblico, relazionarsi con gli altri in modo corretto e riuscire a capirsi al di là delle parole. Fabbrica della comunicazione, il linguaggio dei media, il libro di Beatrice Silenzi, disponibile in tutte le librerie, store online e anche in formato ebook.